Bentrovati, oggi andiamo a creare delle nappine handmade. Abbiamo bisogno di un cartoncino, la misura la decidete voi, un ago dalla cruna larga, un gomitolino di cotone e le forbici. Io ho tagliato il cartoncino per la grandezza, ossia l'altezza che voglio dare alla nappina. Vado a mettere un filo lungo nella piegatura del cartoncino e comincio ad arrotolare intorno il filo dal gomitolino tante volte per quanto voglio grande che sia la nappina. Una volta che sono soddisfatta dei giri che ho fatto, vado a tagliare e andiamo ad assemblare la nappina. Sfilo la piccola matassa dal cartoncino delicatamente senza farla aggrovigliare e col filo lungo che avevamo messo nella piegatura del cartoncino vado a fare un doppio nodo per tenere ferma la matassina. In questo modo, vedete, prendiamo un altro pezzo di filo e andiamo a legare la matassina per tenere ferme ulteriormente i fili. Faccio un doppio nodo stringendo per bene e il filo in eccesso lo vado a passare tutto intorno alla matassina stringendo per bene. Con l'uncinetto o con l'ago, vedete voi, vado a tirare sotto i due fili in eccesso così da nasconderli negli altri fili della matassina, in questo modo. Assesto per bene la matassina tirandola e stringendo il nodino e vado a tagliare le estremità con le forbici per aprire tutti i fili, in questo modo. Sistemiamo un poco tutte le codine, sempre per non farle aggrovigliare, e la matassina, la nappina, è pronta per essere usata. Vado ad infilare l'ago grande con una parte del filo e con l'altra andremo a fare un doppio nodo per fissare la nappina al nostro progettino natalizio che poi troverete sul canale. Ecco qui. Prendo ancora l'ago. Questa volta vado a infilare con tutti e due i capi del filo e li faccio passare attraverso il nodino, ossia i giri che abbiamo fatto intorno alla matassina, e porto fuori anche le codine che ci sono servite per legarlo al progettino. Vado a pareggiare le punte e abbiamo finito la nostra decorazione. Io vi saluto e vi aspetto per i prossimi video.